Christian Maier è mio caro amico ed è il mio fratello di ritmica, perché ormai sono quasi 20 anni, è mostruoso, 20 anni che suoniamo insieme. No, io penso che sia un misto di discorsi, bravura, di amicizia e di stima anche reciproca, perché è proprio in quel momento, nel momento della stima, del piacere di suonare con un altro musicista, che uno si lascia più andare, si fida di più dell'altro e l'altro fa la stessa cosa con te, quindi possono nascere dei guizzi musicali più interessanti da una ritmica affiatata. La ritmica ha un ruolo, direi, abbastanza fondamentale, infatti Christian molto spesso è sottoposto a delle pressioni micidiali, c'è la richiesta specifica. C'è la richiesta specifica dalla quale poi eventualmente ci sono porte aperte per cambiare nel caso in cui farla evolvere in qualche modo, magari. Sì, nel caso io dico non abbia le capacità di soddisfare la richiesta, perché a volte richieste specifiche possono essere veramente dei groove che non sono miei, sono groove che nascono magari da impostazioni di si può dire quando si fanno i provini. Sì, che metti giù magari preso a volte succede di impostare, abbozzare, anzi imbastire, come dice la mamma con i pantaloni. Esatto. Imbastire una batteria fatta veramente con puccia puppuccia con le dita su un suono magari batteria elettronica su tastiere. Certo che a volte vengono fuori anche degli incastri che poi quando le suonare con la batteria scopri che non sono così agevoli. Cerchiamo di ricreare tutte le cose che ci sono sul disco con le nostre proprie mani, in maniera da non essere schiavi di sequencer, sì, o cose extra, proprio quando c'è bisogno. Il pipero che ha le voci bulgare, le voci bulgare non riesci a rifarle. Siamo appassionati di suoni naturali e quindi ricreare queste cose per noi è il massimo, quindi lavorare con Fofo è un piacere, perché lui sai che proprio ti tira fuori lo strumento così com'è, con la sua pancia, con le giuste frequenze. E siccome siamo nati tutti suonando uno strumento che comunque in cantina nostra era quel suono lì, l'idea di avercelo qui sui palchi e farlo sentire agli altri è il massimo del godimento, che è una cosa molto difficile da riuscire a ottenere, perché sì, in tutta l'esperienza nostra riuscire ad avere i suoni dei nostri strumenti fuori non è mica così semplice, non è che metti i microfoni, c'è sempre qualche casino che non va, o sono piccolini, o sono gracchianti, o ci sono troppe alte, o tutto che non si impasta tutto. Per avere uno strumento che è il tuo fuori, che è percepibile così acusticamente bene, è forse il risultato definitivo, ultimo che è quello di partenza. Di partenza. Pazzesco, ma gli elementi sono tre, no? Cioè tu che suoni, lo strumento e le pelli. Queste tre cose basta che siano decenti e tu ottieni un bel suono. Quindi è inutile che ti dica le marche, gli strumenti. Io sono sponsor della Yamaha, mi trovo molto bene con Yamaha, però tutte le volte che provo le batterie dei miei colleghi, che dico che figata, che bello, che figata, che cassa che c'ha lui, che tono che c'ha quell'altro. È così, tutto mi piace, tutto funziona, penso. Però bisogna lasciarlo vivere nella maniera più acustica possibile. Belli sabbiate proprio bianche, naturali, senza quasi niente su, forse al timpano ho messo un piccolo stoppamento timpano perché ho un 16 che a volte è un po' potente. Però è tutto libero. C'ho un 16 pazzesco. Ultimamente vedevo il 16 di John Bonham perché ho preso il video. Non quello doppio, c'ho più film, però che è bellissimo. È fantastico. E c'è John Bonham con lo timpano 16 fantastico, c'ha questi suoni eccezionali. Lui guardavo poi i microfoni, c'è un microfono a Charleston, uno messo un po' così sul primo tom e uno messo sul timpano un po' lontano, in maniera che prende un po' suona l'uomo, benissimo. Suona benissimo. Partono con rock and roll, tu l'hai visto il film che parte con rock and roll? Certo, l'ho visto, adesso non per. Senti, ma mi prometti che allora adesso quando suoni mi fai un po' di... Abbiamo un po' di facce di John Bonham che mangia la batteria. Lui che pensa delle cose. Che modo fantastico. È grandioso.